palla giocata da Bjarnason, Guana, la posizione di metodista, buono il lavoro di Guana, quindi Caprari, attenzione, la verticalizzazione per Bjarnason che parte l'attimo, avrebbe potuto anche concludere Bjarnason. Parte il traversone, attenzione, che cosa succede in area, c'è un giocatore del Pescara a terra, rosso, cartellino rosso. Cartellino rosso estratto all'indirizzo di Rinaudo che va a protestare vivacemente all'indirizzo del direttore di gara Pairetto di Michelino che non ha avuto esitazione alcuna. Dunque cartellino rosso, svolta della partita. È una manata incredibile, gesto sconsiderato da parte di Rinaudo. Una sorta di pugno schiaffo ai danni di Maniero, ha visto tutto l'arbitro. Entella in 10 uomini, ma soprattutto il Pescara può beneficiare di un calcio di rigore. Maniero, la rincorsa, il destro, rete! Il Pescara si porta in vantaggio, si sblocca la situazione. È un gol importantissimo. In vantaggio per 1-0. Rigore trasformato al 36esimo. Attenzione, incredibile questo errore di Politano. Un passaggio maldestro, a ritroso per il suo compagno di squadra, il portiere Aresti, aveva capito tutto Sansovini, grande intervento dell'estremo difensore biancazzurro. Politano, vediamo, c'è poi la verticalizzazione, sponda di Bjarnason in aria, attenzione, Maniero, sinistro, rete, il raddoppio del Pescara. L'inserimento di Maniero che ha coperto benissimo il pallone dall'attacco del numero 5, il marcatore, il suo marcatore russo, e poi con un sinistro preciso ha freddato da distanza ravvicinata il portiere dell'Entella Paroni. Dunque cambia ancora la situazione, questo fraseggio reiterato, scatta il pressing del Pescara, attenzione il numero 4 Volpe, palla indietro ancora per Russo, incredibile lo svarione, Maniero, rete, il terzo gol, il cadeau di Russo al minuto 14 nel corso della ripresa, tre gol di Maniero. Pasquato, 16 metri, il destro, rete, 4-0. Il Pescara fa il poker con Cristian Pasquato all'altezza di 18 metri per essere più precisi. Ha arretrato troppo la retroguardia ligure, destro incrociato, molto bello, chirurgico da parte di Cristian Pasquato. Nulla da fare per Paroni.